Ciao a tutti ragazzi, è giorno 2 della settimana 1 del Six Week Recovery Body, del terzo segmento di questo piano di 90 giorni e oggi siamo tornati nuovo in Inghilterra, siamo nel parco vicino casa, qui dove abitiamo io e la mia fidanzata, ora posso dirlo Justin, visto? E qui si dice fidanzata dopo una volta, hai visto? Ti sei fidanzato quando dava l'anello e hai fatto la proposta di matrimonio. Sono qui nel giardino, guarda lì, siamo quasi al tramonto, bellissimo davvero, guarda là. Tutti questi olori qui in mezzo al verde, la natura farà davvero tanto beneficio per la nostra salute mentale, quindi vi consiglio vivamente di circondarvi di dalla natura, di verde, il sole, cieli azzurri, questi sono tutti connessi con l'ipotalamo, quindi prati verdi e cielo azzurro è segno di calma, è segno di apertura, quindi sono i colori anche che uso di più nello yoga, quando faccio yoga, è veramente veramente importante, quindi ve lo consiglio vivamente. Oggi abbiamo un'altra routine, come vedete la prima settimana probabilmente un pochino più semplice rispetto al beginner to start quando abbiamo finito, però piano piano come vi ho detto andrà chiaramente a essere più dura. Ora iniziamo il nostro riscaldamento dinamico, 5 esercizi come sempre, iniziamo con le rotazioni delle braccia, facciamo 10 rotazioni delle braccia in avanti, 10 all'indietro, inaliamo dal naso, espiriamo dalla bocca, dal diaframma, dallo stomaco, mani dal petto e andiamo a fare arm circles, ok? Questo riscaldamento dinamico è molto importante prima dell'inizio di ogni workout, andiamo a incrementare il battito cardiaco, andiamo a evitare tutti quegli infortuni che potrebbero derivare dall'attività fisica e andiamo, oggi abbiamo un bel leg workout, quindi andiamo a lavorare sulle gambe, ok? 4 esercizi come vedete nella parte A e 2 esercizi nella parte B come abbiamo fatto il giorno 1, ok? Il secondo esercizio è il jumping jacks per il riscaldamento dinamico. Andiamo simultaneamente all'esterno con i piedi, in alto con le mani, questo è il jumping jack, se è troppo difficile, come lo faccio vedere sempre, piede destro va verso sinistra, le mani vanno in alto, piede destro va verso destra e le mani in alto, se questo è troppo facile andiamo a metà altezza, quindi andiamo all'altezza delle spalle con le braccia e andiamo all'esterno con i piedi, quindi questo è la versione intermedia, cercate sempre di spingervi e di fare quello più difficile, ok? Andiamo in 3, 2, 1, ne facciamo 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok? Abbiamo fatto 15 jumping jacks, adesso andiamo a fare leg knees, quindi le ginocchia vanno contro il petto, le braccia danno la velocità più veloce possibile, ok? E questo è leg knees, ok? 15 secondi, questo è leg knees. Se è troppo difficile andiamo più lentamente e a metà altezza, quindi facciamo questo. Se è ancora troppo difficile, il ginocchio destro va a colpire la mano destra, il ginocchio sinistro va a colpire la mano sinistra e andiamo a fare questa variazione, cercare di fare sempre quella più difficile. Andiamo in 3, 2, 1, 15 secondi, 15, 12, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Abbiamo fatto adesso line ins, il prossimo è il back kicks, ok? Teniamo sempre la schiena dritta, guardiamo di fronte a noi, collo è neutrale, il tallone va a colpire il gluteo, ok? E manteniamo i gomiti a 90 gradi. Questo è il back kicks, se è troppo difficile andiamo più lentamente, ok? Ne facciamo 15 secondi, 3, 2, 1, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, back kicks è fatto, l'ultimo rituale, quinto rituale, ok? Quinto esercizio del warm up, riscaldamento dinamico, andiamo a fare l'inchworm, ok? Andiamo piedi all'altezza delle spalle, lentamente andiamo a piegare le ginocchia, tocchiamo il pavimento non troppo, ok? Non andiamo a fare passi troppo grossi con le mani, altrimenti andiamo a infortunare il deltoide, ok? Piccoli passetti verso la panca piana e piano piano ritorniamo al punto di partenza, mi raccomando è una sfida contro di voi non contro di me, quindi potete farlo alla vostra velocità, ok? Andiamo giù e facciamo 10 e andiamo giù, questo è il quarto, espiriamo sempre dal naso, questo è il quinto e questo è il sesto e questo è il settimo. Facciamo altri 3, ottavo, nono e
questo è il decimo, ok? Abbiamo fatto 10 inchworms, ok? Adesso andiamo a prendere il cronometro e vi faccio vedere. Oh, scusate se vado a premere, stavo quasi per finire la batteria, sono col telefono. Vi faccio vedere adesso gli esercizi, 4 esercizi, 2 sono ripetuti, quindi sono 3 esercizi praticamente, però sono chiaramente 4 nella parte A del workout, ok? Ve li faccio vedere. Primo, questo faremo spesso in questa ultima fase di questo programma del 6 Weeks Shape Body, si chiama lounge, probabilmente l'avete già visto, l'abbiamo già fatto, lunge jumps e cose così, ok? Teniamo sempre una postura dritta, ok? Guardiamo di fronte a noi, il collo è sempre neutrale. Andiamo a fare un gran pezzo in avanti, un metro all'incirca, andiamo a portare 90 gradi con il ginocchio, l'altro ginocchio non tocca per terra, altrimenti andiamo a perdere il ritmo, ok? Perdere il momentum, si dice in inglese, e si ritorniamo qua. E facciamo 12, quindi lounge e ritorniamo punto di partenza, ok? Cercate chiaramente di non guardare verso il basso, altrimenti andiamo a piegare la parte lombare in avanti e andiamo a infortunarlo a fare il movimento errato, ok? Ora vi faccio vedere come non farlo. Questo è come non farlo, ok? Sempre mantenere la postura bella eretta, guardiamo quanto noi. Questa è la versione corretta, ok? Questa è la versione corretta del lounge. Se è troppo difficile, andiamo a metà altezza, quindi possiamo fare una variazione, invece di andare tutto fino in fondo facciamo questo e ritorniamo, facciamo questo e ritorniamo, invece di andare proprio a 90 gradi con il ginocchio, ok? Il prossimo è il plank. Plank, andiamo a lavorare sull'addome, le gomiti sono sotto le spalle, ok? I piedi sono insieme, manteniamo una bella linea dritta, ok? Andiamo a spremere i glutei per iniziare l'addome e questo è il plank. Se è troppo difficile, andiamo in panca classica con le mani sotto le spalle, ok? Panca, se rimane ancora troppo difficile andiamo a allargare le gambe e date chiaramente un po' più di stabilità, c'è un po' più di equilibrio e rende l'esercizio più facile. Questo è il secondo esercizio. Il terzo andiamo a fare il lateral lunge, ne facciamo 6 per parte, ok? Quindi una posizione dritta come questa, andiamo, facciamo uno step verso destra più o meno un metro, ok? Andiamo col ginocchio verso l'esterno a 90 gradi, l'altro piede rimane sul pavimento o sull'erba dove siete, ok? Questo, ritorno, andiamo e ritorno, ok? Quindi due volte il livello delle spalle con i piedi, andiamo, 90 gradi e ritorno, 90 gradi e ritorno, 90 gradi e ritorno. Manteniamo sempre postura dritta, ok? Con la schiena, guardiamo in avanti, collo neutrale, verso destra, ginocchio va verso l'esterno e ritorno. Questo è il terzo esercizio, 6 e 6. E l'ultimo rifacciamo un'altra volta la panca piana. Come vi dicevo, sono 4 esercizi, però 3 perché la panca l'abbiamo già fatta, la rifacciamo. Gomiti sotto le spalle, questo rifacciamo la panca, altrimenti con le braccia sulle spalle o con i piedi aperti, ok? Questi sono i primi 4 esercizi della parte A di questo workout. Facciamo 6 round, ok? 6 round, vedete molto 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 comunque repentini. 6 round, facciamo un minuto di riposo una volta abbiamo finito il plank. Quindi facciamo 4 esercizi, facciamo il lunge, plank, lateral lunge, plank, un minuto di riposo, cerchiamo di fare anche meno e poi ripartiamo 6 volte, ok? Ora prendere adesso il cronometro e andiamo a fare il lunge, ok? Andiamo in 3, 2, 1, andiamo con il lunge. E 1, 12 per gamba, quindi 1, 2, questo è il secondo sulla sinistra, questo è il terzo. E il quarto, andiamo giù, e questo è il quinto, e andiamo, e questo è il sesto, siamo a metà strada, ok? 6 rimasti, mancano 5, ok, ne mancano 4, mi raccomando la vostra velocità, non è una gara, ok? 3 e 2, ne manca 1 e ci siamo, ok? Adesso andiamo sul pavimento, non sul materiale, andiamo a fare 30 secondi di panca. 3, 2, 1, andiamo con la panca, 30 secondi. Quando tenete la posizione, mi raccomando. Respiriamo bene, ok? Focalizziamoci sulla respirazione, inaliamo dal naso. Mancano soltanto 10 secondi. Mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1,
esaminiamo in piedi e andiamo a fare il lateral lunge, ok? Andiamo in 3, due volte a livello delle spalle con i piedi, 3, 2, 1 e andiamo. Esaminiamo, e 1, e 2, e 3, siamo a metà strada, 4, 5, e 6. Ritorniamo sul pavimento, andiamo a fare 30 secondi di plank di nuovo. 3, 2, 1, andiamo di nuovo. 30 secondi e finiamo il primo round, ragazzi, andiamo. Respiriamo bene. Mi raccomando sempre dal naso, spremiamo i glutei, tonifichiamo l'addome. Questa strada, 15 secondi rimasti. Cinque, quattro, tre, due, uno e ci siamo. Adesso facciamo un minuto di riposo e poi andiamo a fare di nuovo il lunge, ok? Cerchiamo di fare anche meno di un minuto, ok? Ce la facciamo a fare anche un minuto. Io ho messo un minuto nel programma, darà accesso un po' a tutti, ok? Però sicuramente se sei riuscito a fare bene il beginner to star, qui un minuto è anche troppo. Come vedete, questi esercizi sono più facili rispetto all'ultima parte del beginner to star, però questo vanno fatti, c'è un motivo per cui le facciamo, perché voglio chiaramente partire da questo, parto adesso da questo, chiaramente da questo step, piano piano facciamo uno step alla volta per arrivare, vedrete, dopo 6 settimane a una completa trasformazione non soltanto del vostro corpo ma anche della vostra salute mentale, del vostro mindset e della vostra vita, perché questo è quello che succede. Ok, adesso andiamo, sono 50 secondi, ripartiamo di nuovo, dai. 3, 2, 1, io vado in avanti stavolta. E 1. E 1. 2. E 2. 3. E 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. Siamo a metà strada, ragazzi. 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, mancano 2, 11, 11, 12 e 12. Andiamo a fare adesso il plank, 30 secondi, andiamo in 3, 2, 1, andiamo in plank. Andiamo ragazzi. Plank è importante, ok? Cerchiamo di farlo la forma corretta. Sempre linea retta, ok? Non andiamo a far cascare il bacino né non verso l'alto né verso il basso, ok? Cerchiamo sempre di mantenere la linea dritta dai piedi fino alle spalle. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Adesso andiamo a fare lateral lunge, 6 per parte, due volte livello le spalle, 3, 2, 1, andiamo, torno, 1, 2, e 3, 4, 5, e 6, ritorniamo sul pavimento, plank, 3, 2, 1, e andiamo di nuovo. Andiamo di nuovo, ok, e altri 20 secondi, abbiamo finito anche il secondo round, ragazzi, dai, respiriamo bene, mancano soltanto 10 secondi, mancano 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, ok? Adesso andiamo a riposarci un massimo di un minuto, ok? Se ce la fate anche meno, io ripartirò a 45-50 secondi come ho fatto in questo round. Molto molto importante spingersi il più possibile, ok? È una sfida, voglio che sia una sfida, hai visto? La sfida crea il cambiamento. Se uno sta sempre nella zona di comfort è difficile, quasi, non dico impossibile perché niente è impossibile, lo dice anche la parola, cioè è possibile dentro l'impossibile. E quindi
è importante sfidarsi spesso, non soltanto nel fitness, ma in tutto, capito? Bisogna essere coraggiosi, il coraggio non è l'assenza di paura, è la tua risposta, andare contro la paura e migliorare le cose, appunto, e vincere contro la paura, capito? Una volta vinci la paura, fai lo stretch e elasticizzi il tuo mindset e chiaramente vai a ottenere risultati migliori. È così, all'inizio hai paura di qualcosa, poi lo fai e poi dopo chiaramente che fai? Incominci a settare un obiettivo più lontano, poi c'è sempre paura, poi dopo chiaramente arrivi a quello e più lontano. E così convinci la paura, ok? Adesso ripartiamo di nuovo. In 3, 2, 1, andiamo. Parlato abbastanza, scusate, magari abbiamo riposato un po' troppo, ma è importante questo mindset, perché alla fine questi esercizi vengono se c'hai il mindset giusto, capito? Se sei positivo, se davvero vuoi arrivare ai tuoi obiettivi, questo davvero, questo programma, questi video ti cambiano davvero la vita. L'unica cosa, bisogna farli, bisogna essere costanti, bisogna essere motivati e si continua, perché la motivazione la maggior parte delle volte viene alla fine dell'esercizio, capito? Quando uno si sente meglio, l'ha finito, rilascia tutte le endorfine, tutti gli ormoni, dopamina, ok, melatonina, tutti questi ormoni che sono connessi alla motivazione, con la felicità, quindi sono molto 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 importanti, ok? Adesso l'ultimo, e adesso andiamo a fare il plank, 30 secondi di plank. Andiamo in 3, 2, 1 e facciamo il plank. Scusate, ogni volta c'è da sbloccare il telefono per prendere il cronometro. Devi fare le cose bene. Okay. Mi raccomando, se volete renderlo più facile, andiamo a allargare le gambe, ok? I piedi. Se i piedi più stretti sono, meno equilibrio ci abbiamo, più difficile è. Ora c'è anche il cagnolino, venuto visto per allenarsi anche lui. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Adesso andiamo a fare lateral lunge. Andiamo in 3, 2, 1, andiamo. Ritorniamo. Su, e questo è il 2. Su. E 3, siamo a metà strada. Su, e 4, su, e 5, più, e 6. Andiamo di nuovo per terra, facciamo il plank. 3, 2, 1, andiamo. Ok, l'ultimo, e finiamo anche il terzo round, siamo a metà strada. La strada con la parte A di questo workout. La parte B sarà molto molto più veloce, lo dico di già, come abbiamo fatto col giorno 1. Quando riposiamoci, difficile dirlo riposarsi, eh? O no, Alberto? 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Adesso riposiamoci, non più di un minuto. Ora vedrò di non parlare come ho fatto prima, ok? A un minuto, anche prima, incominciamo il quarto round, ok? Altrimenti adesso mi viene, vengo preso chiaramente da darvi tante nozioni. Non tante, neanche nozioni, tante informazioni che vi potrebbero aiutare, hai visto? Non soltanto nel fitness, ma nella vita in generale, tutto quello che ho studiato, tutte le mie esperienze, quindi vengo preso, hai visto? E non finisco più. Adesso è molto importante stare attenti al tempo, perché meno uno si riposa, più difficile lo workout. Adesso andiamo in 5 secondi e iniziamo con il lunges, ok? 4, 3, 2, 1 e andiamo a fare il quarto round, ok? Vedete, bello, sta anche tramontando il sole. Ora sta per diventare buio, finirò l'esercizio, vedrò di finire lo workout prima diventa buio, altrimenti già sono nero, vestito tutto di nero, se poi diventa anche buio non mi vedete più. 5, no, ragazzi, 6, siamo a metà strada con lunges, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 12. Andiamo a fare adesso il plank. Andiamo in 3, 2, 1, andiamo a fare il plank. Ok, gomiti sotto le spalle, piedi uniti, andiamo a tenere la linea dritta, ok? Plank, premiamo i glutei, gonfiamo l'addome.
mi raccomando, vediamo che ci siamo quasi anche con il plank. Questo è il quarto round, stiamo andando alla grande ragazzi, continuiamo così. 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Andiamo a fare adesso lateral lunge, 6 per parte. 3, 2, 1, andiamo. Torniamo. E 1. E 2, mi raccomando, ok? La mia velocità sicuramente non è la vostra. Non so, probabilmente voi siete un po' più lenti o che io sto magari un po' più veloci. Vedrete di farlo al vostro passo, ok? Molto molto importante sfidare noi stessi, non quello che abbiamo di fronte, molto importante. Adesso facciamo l'ultimo, andiamo a fare il plank di nuovo. 3, 2, 1 e andiamo. Ok, ispiriamo dal naso sempre. Ispiriamo dal diaframma, dallo stomaco, ma dal petto, andiamo a rilasciare tutto quello stress. 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, ritorniamo, punto di partenza. Quarto round è fatto, ne mancano solo due. Solo due round e poi facciamo la parte B che è molto molto repentina. 25 leg raises, 25 è un altro esercizio e poi vi dirò. Quindi molto molto repentino. La parte più grossa è la parte A. 6 set, 6 round di questi quattro esercizi. Però oggi volevo portare in natura, qui nel parco vicino casa, a fare questo workout. Guarda, bellezza qua, c'è il sole, qua sta tramontando, tutti questi colori, c'è un pochino di viola, c'è l'azzurro, c'è l'arancione, davvero bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi sono fortunato, sono davvero grato, sono venuto qua, guarda perché lavoro, e fa sempre bene, visto, lavorare, allenarsi in natura, ancora meglio, visto, uno si rilassa molto di più. Adesso ripartiamo con il lounge, ci siamo riposati 50 secondi, 3, 2, 1, questo è il quinto round, ok? Ci siamo quasi ragazzi. 1 e 2 e 3 e 4 5 6, mancano altri 6 7 8 9, ne mancano altri 3, ne mancano 2, ne manca 1 e ci siamo con il lancio, andiamo a fare il plank. Andiamo a sbloccare il telefono, 3, 2, 1, andiamo plank, 30 secondi. Se è troppo facile, se vuoi rendere più difficile, possiamo fare il comando plank, su, su, giù, giù. Adesso, io chiaramente faccio quello, ho fatto il programma, l'ho disegnato in questa maniera, quindi faccio sempre l'esercizio come è nel programma. Se è troppo difficile, se è facile o difficile per voi, potremmo sempre trovare la modificazione. Visto, c'è sempre una modificazione. Mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Andiamo a fare il lateral lunges. 3, 2, 1, andiamo. Ritorniamo, facciamo 6, belli veloci. Veloci, prendiamo chiaramente il nostro tempo. 2, 3, 4, ne mancano 2, ne mancano 1 e ci siamo, andiamo a fare il plank di nuovo. 3, 2, 1 e plank, l'ultimo e finiamo anche il quinto round. Ispiriamo sempre dal naso, mi raccomando, la respirazione è importante. Non finirò mai di dirlo, ogni workout, ogni video lo dico sempre, veramente veramente importante, cambia davvero la vita della gente in modo come si respira, ok? Ispiriamo bene al naso, manca 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Quinto round è stato fatto, mi raccomando, andiamo a prendere l'ossigeno, i nostri polmoni, il nostro cervello, rilassiamoci. Ultimo round, abbiamo finito la parte A e poi velocemente facciamo anche la parte B, un pochino più di addome, un po', e vedrete anche l'altro esercizio. Comunque, davvero spettacolare, spettacolare qui, guardate qua che lavoro, vero bello, bello, bello. Ora magari non riuscite a vedere il sole perché è un po' più spostato qua verso sinistra, la mia sinistra,
però è davvero incredibile, magnifico quanto fa quanto andiamo per scontato la natura, le cose che ci sono attorno, però davvero davvero bello, perché alla fine la gente è presa, chiaramente è sempre occupata, impegnata al lavoro e si dimentica davvero le cose più belle, alla fine non costano niente, come fa quanto quando è l'ultima volta magari ti sei disteso, distesa per terra e guardato le stelle e il cielo, questo davvero è connesso con anche la felicità, ok? C'è il cagnolino lì. E anche fa molto visto gli animali, anche questo sono, fanno benissimo la salute mentale, soprattutto nel guardare negli occhi dei cani, è stato testato, provato, che fa benissimo per la salute mentale. Quindi è veramente molto importante, vi suggerisco di farlo, magari rallentare se quando siete troppo impegnati con la vita quotidiana, con il lavoro, rallentare e fare una camminata in natura, guardare il cielo, le stelle, queste cose qua. A me ha cambiato davvero tanto, mi ha cambiato la vita e è veramente veramente importante. Adesso iniziamo. Siamo fermati abbastanza, l'ultimo round, 3, 2, 1, andiamo. E 1, andiamo l'ultimo round ragazzi, e poi facciamo la parte B che è molto veloce, 3. Chiaramente questi esercizi sono monotoni, come vedete sono 4 esercizi ripetuti 6 volte, magari può diventare un po' monotono, ma è importante per, capito, per brain memory e muscle memory si chiama, quindi la memoria cerebrale e la memoria muscolare. Più facciamo l'esercizio e più chiaramente impariamo la forma, ci viene molto più spontaneo, lo prendiamo come abitudine. Quando io adesso il lunge l'ho fatto così tante volte, adesso vado tranquillo, non lo sento nemmeno perché l'ho fatto così tante volte con i pesi, senza pesi, quindi è così. Adesso più una cosa la fai, più lavori duro per una cosa e più migliori. Andiamo giù, 3, 2, 1 e andiamo a sbloccare il telefono e facciamo questo plank, andiamo ragazzi, manca il plank, lateral lunges, plank, abbiamo finito la parte A, espiriamo sempre dal naso mi raccomando, mancano soltanto 10 secondi, mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e ci siamo. Andiamo a fare il lateral lunge. Più volte levare le spalle. 3, 2, 1. Andiamo a fare il lateral lunge. Torniamo. E questo è 1. Torniamo. E questo è il secondo. Questo è il terzo. E adesso siamo a 4. Mancano 2. Adesso siamo a 5. Ne manca 1. E adesso siamo a 6, complimenti, andiamo a fare 30 secondi di plank. 3, 2, 1, andiamo di plank. Ultimo 30 secondi e finiamo la parte A. Poi andremo a fare due esercizi per l'addome, la parte superiore e la parte inferiore dell'addome, rectus abdominis e transversus abdominis. So, rectus abdominis è la parte superiore dell'addome, transversus abdominis è la parte inferiore dell'addome. Questi sono i nomi specifici dei muscoli. Andiamo in 3, 2, 1 e ci siamo. Ok? Adesso vi farò vedere la parte B. Come vi ho fatto vedere, 25 ripetizioni per esercizio, soltanto un round. E poi abbiamo finito lo workout, facciamo un po' di static stretching, ok? Stretching statico. Faccio vedere adesso gli esercizi. Primo esercizio, andiamo distesi supini sul pavimento. E andiamo a fare il leg raises. L'abbiamo fatto nella core routine, come vi ricordate, nel beginning to start, la rifacciamo di nuovo 25 volte, mani dalle parti, quindi andiamo braccia distese, gambe distese, andiamo a 90 gradi, non più di 90 gradi, altrimenti andiamo a riposare l'addome e andiamo verso il basso, un secondo e ritorniamo, un secondo e ritorniamo. Se è troppo difficile andiamo a piegare leggermente le ginocchia, verso 90 gradi e piano piano ritorno. Siamo al lowering drill e questa è la versione più facile. Il secondo è il crunch, quindi 90 gradi sulle ginocchia. I gomiti sono allo stesso livello delle orecchie, inaliamo, immaginate avete una lattina di coca qua in mezzo proprio al vostro esterno, andiamo a stritolarla con la parte superiore e inferiore dell'addome, inaliamo e espiriamo, inaliamo e espiriamo, inaliamo e espiriamo, ok? 25, facciamo 25, 25, 50 ripetizioni e poi abbiamo finito, ok? Andiamo in 3, 2, 1, andiamo, e questo è il primo, e 2, no, ragazzi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, andiamo ragazzi, 11, 12, siamo a metà strada, 13, 14, ne mancano 10, mancano 9, mancano 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, ok? Adesso andiamo a fare il crunch 25 volte. 3, 2, 1, andiamo. 1, 2, mi raccomando, respiriamo bene. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, siamo a metà strada, 13, 14, mi mancano 10, siamo a 16, 17, 18, 19, mancano 5, 4, 3, 2, 1 e ci siamo, complimenti ragazzi, fate un gran bel applauso, il giorno 2, settimana 1 del Six Week Reshaper Body è stata fatta, prima sessione, seconda sessione di questo terzo segmento, adesso andiamo a fare un pochino di stretching statico, adesso siamo per terra, iniziamo per terra, c'erano anche i cagnolini lì con i nastri qui. Adesso le gambe sono stese dal bacino, non dalle spalle, andiamo giù 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 e andiamo a fare lo seated forward bend. Andiamo più a fondo possibile, andiamo a sentirlo sul quadricipite femorale, sulla parte lombare, ok? Mi raccomando, ispiriamo dal naso, dal diaframma e dallo stomaco, ma dal petto. Questo tipo di respirazione si chiama Ujjayi Breath o respira la vittoria in yoga. Ho ripetuto tante volte, ma è sempre bene ripeterlo, almeno questo resta impresso nella mente. Adesso piano piano andiamo a risaliamo al punto di partenza. Adesso esattamente come abbiamo fatto la scorsa volta, o la volta prima, scusate, il piede destro va su fino in cima, la mano destra va dietro di noi, il gomito sinistro va sulla parte laterale destra del ginocchio destro, andiamo a fare pressione, guardiamo indietro e Maurici Pose, strecciamo bene tutta la schiena, la parte lombare soprattutto, rilassiamoci, rilassiamoci, questa parte dello workout è veramente importante, non neglettiamola. E piano piano andiamo al punto di partenza. Adesso andiamo a distendere il piede destro, il piede sinistro andiamo come abbiamo fatto al punto destro vicino al gluteo sinistro, ok? Mano sinistra va dietro, il gomito destro va sulla parte esterna sinistra del ginocchio sinistro, facciamo pressione e andiamo a fare il Maurici Pose. Piano piano ritorniamo al punto di partenza e distendiamo. Adesso andiamo dalla parte opposta, ci giriamo e andiamo proni sul pavimento, ok? Da prono andiamo a fare pressione sulle mani, sotto le spalle, andiamo a fare l'upward facing dog, andiamo a strecciare l'addome, la parte lombare, le spalle, mi raccomando respiriamo bene su questa posa, se volete renderla più difficile andiamo a sollevare le ginocchia da terra, facciamo pressione sulla parte lombare, gran bella posa. Rilassiamoci, quando siamo pronti il bacino va contro il cielo o contro il soffitto se sei in casa, camminiamo un pochino, facciamo piccoli passetti ai piedi, troviamo la posizione, formiamo una V all'incontrario e andiamo a fare il downward facing dog. Quando siamo pronti facciamo l'ultima posa, la mia preferita, ginocchia vanno a applicarsi, vanno a livello delle spalle, glutei vanno contro i talloni, andiamo a distendere le braccia, la fronte è sul pavimento per terra dove siete e andiamo a strecciare il dorso, andiamo a rilassarci, questa è una bellissima posa, rilassa veramente tanto, veramente importante. E piano piano ritorniamo in su al punto di partenza e complimenti ragazzi, fatemi un grande bel applauso, giorno 2, settimana 1, Six Week Reshaper Body è stata completata, ci tenevo davvero a farlo qui in natura, a casa, visto, il primo giorno 1 del Six Week Reshaper Body l'abbiamo fatto là e adesso siamo tornati qui in Inghilterra, parco locale,
al tramonto, bellissimo. E niente, spero davvero vi sia piaciuto, spero vi sia piaciuta la sessione, vi ho dato tante informazioni, hai visto anche per quanto riguarda il mindset, la salute mentale, le endorfine, gli ormoni, tutto quello che chiaramente a cui fa conto l'esercizio fisico a cui giova, ok? Che fa bene. Spero davvero vi sia piaciuto, ci vediamo quando volete, perché adesso, come vi ricordo, non è giorno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fino a settimana 6, ma potete chiaramente decidere quando fare gli allenamenti. È molto importante però farli, voi decidete i giorni della settimana, però gli esercizi bisogna farli, quindi c'è da fare 4 esercizi, 4 workouts questa settimana, potete decidere il giorno, però bisogna farli, molto importante farli, get it done, come si dice qua. Facciamo questi esercizi, vi do la libertà di scegliere i giorni che volete, vi consiglio veramente, ve l'ho sconsigliati, prima di 4 settimane vi consiglio lunedì, mercoledì, venerdì e sabato fare gli esercizi, le ultime 2 settimane, lunedì, martedì, giorni venerdì e domenica, però chiaramente questo è quello che vi consiglio io, voi potete fare chiaramente come vi pare, però bisogna farli, non bisogna saltarli, capito? Non importa se chiaramente c'è tante cose da fare, c'è il bambino, c'è il lavoro, c'è il partner, c'è la mamma, il babbo, quello che vuoi. Queste sono soltanto scuse, perché possiamo trovare 20, 25, 30 minuti per fare questo esercizio. Non dico di fare tutti i giorni, come ho detto adesso, decidete voi il giorno, però possiamo farli. Possiamo rinunciare a 30 minuti di televisione, possiamo svegliarci prima 30 minuti prima la mattina, possiamo fare tante 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 cose, perché tutti abbiamo 24 ore in una giornata, abbiamo 7 giorni alla settimana, abbiamo 365 giorni all'anno. Come ce la faccio io, ce la fa Fly Mamma, ce la fanno i miei clienti, ce la fanno tutte le persone che ho seguito, e ce la puoi fare anche te. Se sei arrivato fin qui, arrivata fin qui, ce la puoi fare e ce la farai. L'importante è mantenere la costanza, ok? Spero che questo sia di motivazione. Visto, io non voglio essere duro, non mi piace essere duro, ma ogni tanto bisogna esserlo. Adesso, come vi ho detto, c'è da fare gli esercizi, bisogna farli. Non sì, no, c'è da fare gli esercizi. Visto, non voglio passare a quello cattivo di qui là, però, visto, quando manca la motivazione, visto, bisogna prendere il toro dalle corna, come si dice. Quindi è molto importante farvelo capire, installarlo bene nella vostra testa, gli esercizi, il fitness è importante, bisogna far sì che sia parte della nostra vita, il più possibile, ok? Spero davvero di entrarvi sempre di più nella testa e di influenzarvi sempre di più con queste note positive. Vi auguro un buon resto di giornata, siate sempre positivi, sorridete sempre e ci vediamo presto. Ciao ciao!